Benvenuto al quarto episodio dedicato a come uscire dalla depressione. Non sono una specialista, non sono una psicologa, una psicoterapeuta, una psicanalista, non sono alcunché di tutto questo. Sono una persona che ha sofferto di depressione e che grazie a questi espedienti che ho scoperto e messo in pratica da sola ne è uscita, ok? Quindi veniamo agli ultimi tre elementi importantissimi che puoi adoperare per te o consigliare, suggerire a una persona che ti sta a cuore, che sai in questo momento soffrire di, tra virgolette, depressione o anche senza virgolette. Hai un animale domestico? Abbraccialo. Non c'è niente di più terapeutico di un pet, un animale domestico, fosse anche un pesciolino che ti guarda da una bowl di acqua, oppure un cagnolino di cui devi prenderti cura, perché il fatto stesso di prenderti cura di un animale distoglie la tua attenzione da te stesso, dai pensieri, dalle parole che usi nei tuoi confronti e che non ti portano verso la soluzione di questa situazione, e quindi ti impone in qualche modo di distrarti, di prenderti cura, di voler bene, di amare, di dare, di riversare la tua energia verso qualcosa di esterno a te, per dedicarti a qualcosa d'altro, a fare del bene. Se non disponi di un animale domestico, allora il mio consiglio è di uscire a fare una passeggiata, andare a trovare un tuo vicino, un tuo parente che ha un animale domestico. Allora, prima abbraccia il tuo vicino, il tuo parente. Perché fa bene abbracciare le persone. Chiedi al proprietario di quel cagnolino se ti consente di portarlo fuori a fare una passeggiata. Non c'è niente di più bello che prendersi cura di un animale. O magari adotta tu stesso un animaletto, così te ne puoi prendere cura e sicuramente la tua vita può prendere una svolta decisiva verso la soluzione a questa situazione nella quale più o meno consapevolmente ti sei venuto a trovare. Bevi acqua, bevi più acqua di quella che bevi, perché, e te lo dice Don Colbert, adesso ti voglio far vedere la copertina di un libro che è abbastanza introvabile, ma magari riesci a fartelo prestare o a trovarne l'edizione in inglese. Si chiama I sette pilastri della salute di questo dottor Colbert, che oltre a darti vari consigli su quelli che sono i sette elementi importanti che ti aiutano a rimanere in salute e a vivere una vita di qualità, ti svela alcune proprietà dell'acqua, tra le quali sembra esserci quella di curare in qualche modo la depressione. Perché la depressione può anche avere tra le sue concause una sorta di grido del tuo corpo che ti sta dicendo: ho bisogno di essere idratato a sufficienza, non mi stai dando abbastanza acqua. Quindi può essere. Allora, visto che bere fa bene, bevi di più. Ok? Quindi idratati bene. Ultimo consiglio di questa quarta ed ultima puntata dedicata alla depressione: diventa il testimone di te stesso. È la chiave di volta per vivere una vita di qualità, non solo per le persone che stanno soffrendo di depressione in questo momento, ma per tutti noi. Esci da questo processo meccanico di identificazione nei tuoi pensieri, nelle tue parole consuete, nelle tue solite convinzioni che creano come conseguenza lo stesso stato d'animo non positivo. Esci da te stesso per osservarti e respira. Prendi le distanze da quella persona che ti sei un po' costretto a diventare anche non volendo, pensando e dicendoti le stesse cose tutti i giorni. In questo processo di disidentificazione tu trovi alternative agli schemi automatici di pensiero, di parole e di comportamento. Guardati da fuori e di che cosa posso fare di diverso quest'oggi che può aiutarmi a prendere le distanze dalla mia vecchia vita. È solo attraverso questo processo di osservazione, come se tu fossi il testimone di quello che credevi essere te stesso, che tu puoi veramente trovare la via d'uscita, quella gabbia nella quale ti sei identificato e lasciato coinvolgere fino a crederci al 100%. Tu non sei quella persona, sei l'osservatore di te stesso. Nel momento in cui tu riesci a disidentificarti da quello che credevi essere te stesso, a uscire e a identificarti invece nell'osservatore di quello che credevi essere te stesso, sei fuori da quel labirinto nel quale ti sei gioco forza ritrovato e puoi trovare finalmente la via d'uscita.